Un salutissimo agli amici di Mythical Snake. Quanto mi mancavano gli unboxing. Allora, sono andato a reperire un po' di materiale lì in azienda e ho recuperato il pacco che mi è arrivato qualche settimana fa. E beh, dall'introduzione potete vederlo stesso voi, quindi si tratta della rubrica del mitico Rubik. Potete vederlo anche qua da questo piccolo spazio che ho allestito proprio in occasione di questo unboxing. E beh, gli più appassionati di cubi di Rubik sicuramente dal titolo intuiranno che tipo di modello ci sta qui dentro, quindi direi di iniziare subito dopo la sigla. Allora, ragazzi, rieccoci qua. Sto qui con il pacco, andiamo ad aprirlo e vediamo un attimino come si presenta la confezione. Allora, anche qui mi devo adattare perché non ho un taglierino, quindi devo prendere un coltello per aprire tutto. E ci siamo, ce l'ho fatta. Allora, ragazzi, vi dico solo che no, ma dai, la confezione è fantastica, solo a vederla da qui. Quindi buttiamo questa a terra e ragazzi, un momento di pace. Prendiamo anche la musica perché devo fare il momento dello spellicolamento. Ah, prima parte tolta. Adesso ci sta da togliere la seconda pellicola, ragazzi. Credetemi, io lo rimarrei così solo per la confezione di questo cubo di Rubik. Allora, ve lo dico subito: questo qua è un bulk 5M, quindi vale a dire un cubo di Rubik 5x5 in versione magnetica. Lo aspettavo da molto, infatti l'ho ordinato tipo 3 mesi fa, mi è arrivato solo qualche settimana fa. Credetemi, non vedevo l'ora di metterci sopra le mie sporche mani per vedere come è fatto. Allora, fermiamo nuovamente la musica e facciamo nuovamente momento pellicola. Un attimo che l'apriamo. Togliere la pellicola ai prodotti è sempre una soddisfazione. Ragazzi, allora, una confezione, io oserei dire premium, con disegni in rilievo, ragazzi, con disegni in rilievo, magari lo potete vedere da questa clip che vi ho messo in sovraimpressione, già, ma anche la scritta The Valk, che è in rilievo, il disegno del cubo di Rubik proprio stampato sulla confezione, che è in 3D, fantastica, solo la confezione è fantastica. Ma adesso andiamo a fare il momento dell'apertura di questa confezione. Ma wow, fantastico, fantastico. Ok, mettiamo questa parte. No, ragazzi, solo la confezione è quella che è, ma voi dovete ammirarla, sta confezione. È fantastica. Materiale premium, veramente, veramente ottimo sto 5x5. Già a vista d'occhio, devo dire che mi ha convinto a vista d'occhio. Poi dopo magari proverò a fare qualche rotazione, vedremo un po'. Allora, questa confezione l'apro dopo. Vediamo intanto in quest'altro piccolo contenitore che ci sta. Ah, vabbè, qua ci sta addirittura qualche wow. Ci stanno tutte le card di Metz Bach, ovvero il creatore di questo cubo di Rubik. No, ragazzi, fantastici. Ci stanno tutte le card di Metz Bach. No, davvero ottimo, fantastico, ragazzi, fantastico. Magari vi lascio direttamente le clip che scorrono in sovraimpressione perché veramente per questa confezione non ci sono parole. E in più abbiamo anche un piccolo panno microfibra che consente di pulire il cubo. No, ma è fantastico, ragazzi. Anche lui è marchiato The Valk. Veramente, veramente fantastico. Vabbè, mettiamo un po' tutta questa parte e vediamo il contenuto del cubo. Allora, io vado ad aprirlo, ma wow, ma la confezione è proprio a dire una cosa fantastica. Un altro momento pellicola.
la buttiamo a terra. Allora, no ragazzi, devo dire che le rotazioni di questo cubo sono veramente molto molto fluide, i magneti si sentono molto. Allora, io mi avvicino un attimo alla fotocamera, vi faccio un attimino vedere. È anche leggerissimo, nonostante tutto ci siano i magneti, miei carissimi amici, è anche leggerissimo, più leggero dell'altro cubo di Rubik che ho, 5x5, che tra l'altro poi nei video non ricordo mai i nomi. Ah, lo Yuxin 5M, però devo dire che questo è molto molto leggero. Allora, adesso vi faccio anche, vediamo un po'. No ragazzi, veramente veramente, ma nelle rotazioni è qualcosa di fenomenale. Allora, io non vi porto una solvo, magari lo provo un attimino a disfare per ricomporre un attimino i centri, vediamo un po' come va. Magari mi avvicino un attimo alla videocamera e vi farò vedere un po' tutte le rotazioni. Allora, mi avvicino, intanto metto qui il microfono, ok. No, ragazzi, devo dire che questo 5x5 è veramente veramente spettacolare, nelle rotazioni proprio è, la dice tutta. Io non è che sia un grande esperto, però quando vedo i cubi di Rubik fatti bene è veramente veramente fantastico. Allora, vi porto almeno la sub dei 6 centri. Sto un attimino impegnato, per questo non parlo. Ok. Siamo arrivati al quarto centro. Lo so, impiego una marea di tempo, per questo non vi porto una mia sub. Allora, vediamo un po', ok, quasi fatti. Allora, no ragazzi, veramente questo cubo di Rubik è veramente veramente fantastico. Allora, beh, che dirvi, questo cubo di Rubik è veramente fantastico, miei carissimi amici di Mythical Snake. Magari prima della fine del video vi farò scorrere qualche clip che ho ripreso, magari anche di una mia solve velocizzata e di tutto il contenuto che ha questa confezione. Allora, che dirvi? Beh, questo video io lo finisco qua. Allora, per gli appassionati di cubi di Rubik che vedranno questo video sicuramente già sapranno la qualità di questo cubo, perché in molti lo utilizzano. Infatti doveva entrare subito nella mia collezione di cubi di Rubik e penso che questo qua, quando finirò il video, diventerà subito il mio main cube 5x5. Poi magari più là vi porterò un altro video dove vi farò vedere i cubi di Rubik principali che utilizzo, ovvero i miei main cube dal 2x2 a 5x5. Poi che altro che dirvi, fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti per quanto riguarda questo cubo di Rubik, e se questo video vi fosse piaciuto vi raccomando, lasciate tanti bei pollicioni in su perché aiutano tantissimo il canale. Se non siete iscritti al canale, fatelo subito, ci tengo, quindi iscrivetevi se non lo siete ancora.
ancora, attivate la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividete questi video perché aiutano moltissimo il canale. Un'altra cosa, vabbè, a parte che già lo sapete, sono presente anche su Instagram, @MiricoSnake, il link sempre in descrizione, e l'animazione vi ricorda il mio nickname della pagina Instagram. Un'altra cosa che dimentico di dirvi, qua nella descrizione di questo video trovate il link d'acquisto a questo Bulk 5M, quindi se volete acquistarlo anche solo dargli un'occhiata, beh, qua in basso trovate il link. Io, beh, penso di aver detto tutto a questo punto e noi ci vediamo sempre qui domenica mattina con il mio nuovo video, sempre qui sul mio canale YouTube. Ciao!